Anche la modesta tornata elettorale del 28 e 29 maggio prossimi, in programma anche in Sardegna per rinnovare 39 consigli comunali ed eleggere altrettanti sindaci, potrà costituire un test propedeutico per capire gli umori degli elettori, in particolare nei confronti che si annunciano a Iglesias e a Semini, ma anche dal voto per le liste civiche che andranno a comporsi, ispirate dal centrodestra e dal centrosinistra. Un test indicativo, anche se le elezioni regionali sono ben altra cosa, per interessi e spessore politico, ed infatti la domanda e l'interrogativo più ricorrenti è se il centrodestra potrà mantenere la sua leadership e riconquistare il governo della regione con la guida o senza del presidente uscente Christian Solinas. Nel segreto delle stanze del potere sono in atto incontri e contatti per definire alleanze e strategie che significano riprendersi il consenso del 2019, quando la coalizione di centrodestra, guidata da Christian Solinas, stracciò quella di Massimo Zedda per il centrosinistra, che cerca di ricompattare le fila sull'onda del fenomeno di Elish Hein, che solo in parte ha varcato il Tirreno per calare in Sardegna. A partire da lunedì 27 marzo apriranno i primi ambulatori straordinari di comunità territoriali della Sardegna. 10 i centri inizialmente coinvolti: Ardauli, Busacchi, Fordongianus, Nuracchi, San Mugheo, San Velomilis, Simagis, Tramazza, Uras e Villa Urbana. Da qui si partirà con la sperimentazione, prima in Sardegna, mirata ad assicurare l'assistenza sanitaria di base sul territorio. I turni per le 10 sedi inizialmente operative verranno coperti da 17 medici appartenenti alla prima fascia prevista dal bando, medici di medicina generale e di guardia medica in servizio. Nel caso in cui venisse ampliato il numero di turni o di ambulatori, si procederà a scorrere la graduatoria, che conta ad oggi oltre 90 domande e che resterà aperta a tempo indeterminato per l'acquisizione di nuove disponibilità. Gli orari di apertura sono stati parametrati sul numero dei cittadini privi di assistenza sanitaria presenti nello specifico ambito territoriale, ma potranno essere successivamente rimodulati a seconda delle esigenze. Una flessibilità che verrà applicata anche nella dislocazione delle sedi. Nel caso in cui si aprissero delle falle assistenziali in altri territori a causa principalmente del pensionamento di medici di base, che non fosse possibile sostituire con incarichi definitivi o provvisori, verrà rapidamente attivato un nuovo ASCOT per quell'ambito. Ci sono particolari non scritti, ma che risultano nei rapporti e nei codici di comportamento che coinvolgono quanti ai diversi livelli sono eletti e ricoprono cariche istituzionali retribuite. Lo è per gli eurodeputati, i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, obbligati a versare una quota dei loro compensi ai gruppi di appartenenza che ne dispongono per le attività politiche, ed è detto di supporto agli stessi parlamentari che vi contribuiscono. Note le polemiche all'interno dei 5 Stelle, per esempio, mai un filo distorto invece negli obblighi all'interno del disciolto Partito Comunista, quando anche i biglietti per navi e aerei allora attribuiti per i familiari, ben inteso di tutti i partiti, venivano utilizzati per i viaggi e le trasferte degli apparati. Tutto questo si è in parte ridotto, anche se ampi sono ancora i margini dei benefici che ora investono anche gli assessori comunali, e a quanto risulta a questo non sfuggiranno quelli in carica ad Oristano, per i quali l'appannaggio lordo è di 4.000 euro mensili, una quota del quale si riverserà nella cassa dei rispettivi gruppi, andando a coprire e soddisfare impegni e richieste finanziarie, peraltro già avanzate. Nell'Oristanese aumentano le manifestazioni di protesta contro lo stato di degrado in cui versano le strade provinciali. L'ultima si è svolta 6 giorni fa nel territorio d'Arborea. I primi cittadini sollecitano la provincia ad intervenire immediatamente. Finalmente qualcuno ha il coraggio di dissentire apertamente e pubblicamente le inefficienze dell'ente. Questo è il commento del consigliere regionale Emanuele Cera. Bene ha fatto l'amministrazione comune di Arborea a denunciare il completo stato di abbandono in cui versa la viabilità provinciale, in modo
modo particolare quella del Terralbese. In questi anni di amministrazione straordinaria sono state disattese tutte le esigenze di programmazione e anche di spendita delle risorse a suo tempo assegnate. Addirittura alcuni finanziamenti sono stati definanziati perché non si è avuta la capacità di realizzare le opere finanziate. Insomma, una situazione che richiederebbe un intervento di commissariamento solo per l'emergenza viabilità nella provincia di Oristano. Sulla scia dei grandi eventi che in Sardegna sono dedicati al carciofo spinoso, dopo Samassi nel Medio Campidano, anche Sia Maggiore nell'Oristanese dedica 2 giorni a quello che può essere considerato un prodotto identitario del territorio. Sabato 25 e domenica 26 marzo, con il patrocinio del Comune, della Regione, di Fondazione di Sardegna e dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e il concorso dei produttori locali, Sia Maggiore ospiterà la 28ª rassegna dedicata appunto al carciofo. 2 giorni di eventi culturali, di musica, esposizione dei prodotti e degustazioni. In calendario sabato alle 16 con un incontro sul tema della coltivazione e commercializzazione del prodotto e nella stessa ora apertura delle vie dei sapori e in serata il concerto dei Concordias e l'esibizione del DJ Andrea Camedda. Domenica si replica con passeggiate e degustazioni a partire dalle 10 alle 13 l'atteso incontro con lo chef Renzo Corona e le sue prelibatezze, alle 17 il folco e alle 19:30 concerto con Maria Giovanna Cherchi. Il 25 aprile 2015, con un terribile boato, il tetto di quello che era stata la scuola elementare, costruita ai primi degli anni 50 ed adibito a centro di aggregazione, crollò. Fu un miracolo se non rimase schiacciato un gruppo di donne che da lì a poco si sarebbe dovuto recare sul luogo per svolgere alcune attività culturali. Come spesso accade, volarono gli stracci e a pagare i danni venne chiamato il sindaco di allora, Mario Pala, che all'epoca della costruzione era poco più di un ragazzino. Uno stato d'animo da abbandonare tutto, una delusione grandissima, perché non pensavo mai che succedesse una cosa del genere, visto che erano stati autorizzati dei lavori precedentemente, da poco tempo, era stato messo l'impianto fotovoltaico, quindi i controlli tecnici ci sarebbero dovuti essere, questa è la mia opinione, naturalmente che non so che validità, però così è stato. L'ammarico è perché ho pagato solo io e sono stato sanzionato dall'ASL tramite la procura e ho pagato di tasca mia i danni che non avrei dovuto pagare. Ora, dopo tanti anni, l'edificio è stato restaurato ed il sindaco attuale, Emanuele Cauli, ha voluto celebrare solennemente l'inaugurazione, sottolineando la paura che i magomadesi mostravano guardando verso il tetto degli edifici pubblici. L'avvenimento è stato intitolato Uno sguardo all'insù. Ma guardare all'insù significa anche, ha anche un altro significato importante. Significa guardare oltre, guardare avanti, prendere coraggio e affrontare le problematiche e risolverle assieme. Questa è una struttura comunque della comunità e Magomadas con questa intende rinascere socialmente. Non però una semplice inaugurazione, ma una vera e propria cerimonia augurale nell'ottica che l'edificio costituisca la speranza e la riscossa di un paesino di 600 abitanti afflitto dallo spopolamento e sia foriero di uno sviluppo culturale ed economico. La direzione artistica della cerimonia, ma anche dell'arredamento e delle dotazioni culturali, è stato affidato ai vari artisti. In primis Ambra Pintore, che ha arredato il piano di riapertura del centro, e per le mostre Roberta Locci ed Alberto Marci. Originale l'inaugurazione, che è stata concepita più come spettacolo che cerimonia classica, con la partecipazione della stessa Ambra Pintore come cantante, insieme al sardo reggae Buju Mannu ed il quartetto della stessa Ambra. I locali del nuovo centro sono dedicati a varie attività. Tra questi, oltre una sala per convegni, uno spazio creativo colorato di blu, chiamato l'incastro perfetto, uno spazio biblioteca dove una installazione sonora ed un tappeto di libri
Nei corridoi la mostra La persistenza della memoria del collettivo Arc Larue. Intanto è partita una iniziativa che ha già registrato vari consensi, intitolata Dona i tuoi libri. Seguiranno altre iniziative con mostre, laboratori, presentazioni di libri. Ivan Iervolino, 50 anni, è la vittima dell'incidente stradale avvenuto stamattina lungo la strada statale 292. Una Fiat 500 e un furgone frigorifero si sono scontrati violentemente al chilometro 115. Ivan, che era alla guida dell'autovettura, è deceduto, mentre l'autista del mezzofrigo, ferito gravemente, è stato stabilizzato e trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco d'Oristano e i carabinieri. Oggi, insieme ai sindaci dei territori colpiti dalla piaga delle cavallette, iniziamo a vedere le azioni di contrasto all'emergenza messe a punto dall'Agenzia Laore con il supporto degli uomini di Forestas, del Corpo Forestale, delle forze di polizia, come indicato dal prefetto di Nuoro. Lo ha dichiarato l'assessore dell'agricoltura Valeria Satta. Cambiano le modalità di prenotazione delle certificazioni rilasciate dalla medicina legale afferente al servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL 5 di Oristano. Da lunedì 27 marzo le prenotazioni saranno effettuate presso gli sportelli del servizio di igiene e sanità pubblica da lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle 13.30. Le certificazioni verranno effettuate invece previa prenotazione i giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, sempre nella sede di via Carducci. Le email patenti.oristano@atssardegna.it, precedentemente indicata per le prenotazioni medico-legali, non è più attiva. Per richiedere informazioni sulle certificazioni è ora possibile inviare un'email a certificati-igiene-pubblica@asloristano.it. Poste Italiane viaggia sempre più green nel Barigadu. Sono infatti operativi da alcune settimane 4 nuovi mezzi ibridi presso il centro di distribuzione di Fordongianus per il recapito di corrispondenze e pacchi. Si tratta dei primi veicoli di questa tipologia a disposizione dei portalettere applicati nella sede. I veicoli, prima di entrare a far parte della flotta di Poste Italiane, sono stati modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale. Ad esempio, in alcune macchine il sedile passeggero è dotato di un particolare allestimento per l'alloggiamento delle cassette o di particolari scaffalature per il trasporto dei pacchi. Si terranno anche a Oristano le giornate dei mestieri d'arte, un evento unico e gratuito a favore di un maggiore riconoscimento del settore artigianale. Sarà una ricca settimana che vedrà protagonista una mostra collettiva e un intenso programma di attività didattiche esperienziali. Da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile presso il Museo Diocesano Arborense 15 saranno le imprese e professionisti delle arti e mestieri e del patrimonio vivente che racconteranno la loro passione con la stessa voce attraverso i loro oggetti, rendendo partecipi del loro saper fare. L'inaugurazione è fissata per un di 27 alle ore 17 l'evento sarà aperto sino a domenica 2 aprile con questi orari 10.13 al mattino e 17.20 la sera. L'ingresso è libero.